11 settembre, mezzanotte 54, buonasera, benvenuti a Night Desk. Tantissime le notizie di cui parleremo fra poco nel telegiornale, a partire dal cambio della guardia alla Ferrari, da quello che sta succedendo nel PD per gli avvisi di garanzia che hanno colpito alcuni dei candidati alla presidenza della regione Emilia-Romagna, appunto, e poi al dibattito sulla giustizia, sempre scintillante. Intanto vi presento Francesco Paolo Sisto, buonasera, buonasera Sisto, buonasera. Il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Oggi si comincia a discutere di riforme, ne parliamo fra pochissimo. È proprio così. Esatto. E poi c'è Paolo Pellacani, come sempre, per le notizie dello sport. Ciao Paolo. Però partiamo subito dalle notizie che sono di questi minuti, perché la Casa Bianca ha anticipato i contenuti essenziali di un discorso attesissimo che dovrà fare ad ore il presidente Barack Obama. Obama ha detto, dirà, che la campagna che stiamo per iniziare, parliamo della lotta contro il terrorismo dell'ISIS, il terrorismo islamico, sarà uno sforzo continuo e senza soste per eliminare questa minaccia ovunque si trovi, utilizzando la nostra potenza aerea e sostenendo le forze alleate sul campo, come abbiamo fatto in Yemen e in Somalia per anni. Il Presidente tranquillizza oggi, 11 settembre, data fondamentale nella storia del mondo contemporaneo, che non ci sarà una guerra come in Iraq o in Afghanistan, non saranno coinvolte truppe americane sul suolo straniero. E infine, queste sono anticipazioni della Casa Bianca, lo ripeto, l'America guiderà una vasta coalizione per respingere la minaccia terrorista. L'obiettivo è chiaro, dirà Obama, indebolire e distruggere l'ISIS con una strategia antiterrorismo articolata e prolungata. Va bene, allora, tra poco parlerà quindi Obama con parole molto forti, lo avete sentito, è decisamente guerra senza quartiere all'ISIS. Veniamo ai fatti italiani, avvicendamento in casa Ferrari così come si pensava, arriva Sergio Marchionne al posto di Luca Cordero di Montezemolo, conferenza stampa congiunta ieri per i due protagonisti. Il cambio al vertice scatterà il 13 ottobre. Dopo 23 anni, Luca Cordero di Montezemolo lascia la Ferrari e sarà Sergio Marchionne il nuovo presidente. Un divorzio consensuale con tanto di buona uscita concordata. 27 milioni di euro da liquidare nell'arco di 20 anni con l'impegno dello stesso Montezemolo a non svolgere attività in società concorrenti fino a marzo 2017. Nelle prossime settimane Fiat Chrysler verrà quotata a Wall Street e ha bisogno dunque di tutto il lustro del cavallino rampante per tirare la volata al collegamento, ma l'era Marchionne comincia in ogni caso con l'assicurazione che la Ferrari è nata e morirà italiana, manterrà la sua autonomia all'interno del gruppo e non verrà quotata in borsa. La conferenza stampa che ha ufficializzato la decisione è durata quasi un'ora nello sforzo evidente di sdrammatizzare dopo giorni di polemiche e tensioni. Ci siamo sopportati bene per 10 anni, ha ironizzato Marchionne, ringrazio Montezemolo per quello che ha fatto e resteremo comunque amici. Prevedevo di lasciare a fine 2015, ma siamo di fronte a una svolta ed è giusto che ci sia un'unica regia, ha commentato invece il presidente uscente. Poi, in risposta alle parole pronunciate a Cernobbio dal numero uno di Fiat Chrysler, la Ferrari non vince da 6 anni e nessuno è indispensabile, Montezemolo ha ricordato che al suo arrivo a Maranello la scuderia era a secco di premi da 20 anni e non da 6. Per Luca Cordero di Montezemolo è sempre più probabile la candidatura al vertice della nuova Alitalia targata Etihad. Fino a metà ottobre sono concentratissimo qui, poi ne parliamo, ha dichiarato. La maxi liquidazione da 27 milioni di euro si fissa al quarto posto nella classifica delle buone uscite più ricche, dopo i 100 milioni incassati da Cesare Romiti con l'addio all'ingotto e dietro anche ad Alessandro Profumo, 40 milioni da Unicredit, e Matteo Arpe, 37 da Capitalia. Allora, veniamo al Parlamento che in seduta comune poco fa ha avuto una fumata nera, ancora l'ennesima fumata nera per i due giudici costituzionali, mentre sono stati eletti due membri laici, ma devono essere 8, del CSM. Si tornerà a votare per tutte le cariche questa mattina alle 9.30. Intanto è sempre fortissima la polemica fra governo e magistrati per la riforma della giustizia.
Quel brocche paura pronunciato da Renzi nel salotto di Bruno Vespa nei confronti dei sindacati dei giudici non è andato proprio giù ai diretti interessati. Siamo rimasti meravigliati dal tono irridente del Presidente del Consiglio, un tono che non avremmo voluto ascoltare. Speriamo sia stata una battuta estemporanea, così il Presidente della ANM Rodolfo Sabelli all'indomani dell'uscita del Premier. E dunque la polemica tra governo e togati, anziché stemperarsi, resta rovente. A poco sembra servito anche l'incontro di ieri tra il ministro della giustizia Orlando e i rappresentanti dell'ANM per discutere la questione del taglio delle ferie, su cui il governo non intende retrocedere. Non c'è nessuna intenzione punitiva, ma l'esigenza che anche i magistrati partecipino ai sacrifici chiesti al paese. Ma anche ad Orlando, ribatte Sabelli, si è rotto un metodo improntato sul confronto e si è data un'immagine sbagliata delle priorità della riforma della giustizia. E poi un vero e proprio affondo, non si può affrontare il tema delle ferie con un decreto legge e rinviare interventi urgenti. Allora serve coraggio, abrogando le leggi ad personam sulla prescrizione ed intervenendo su corruzione e falso in bilancio come ci chiede l'Europa. Dobbiamo recuperare i toni di un'azione comune, però non ci deve essere nessun tabù, insiste ancora il ministro Orlando. Non rifiutiamo mai il dialogo e siamo disponibili a proseguire il confronto purché questo avvenga nella forma del rispetto della dignità dei magistrati, la risposta di Sabelli. Ma anche a Palazzo dei Marescialli, dove ieri si è riunito l'organo di autogoverno, tra i togati si mastica amaro. Il capitolo della riduzione delle ferie, già definito punitivo dall'ANM, è emblematico. Proteste condivise dalle varie aree di rappresentanza dei magistrati, si può discutere di tutto, ma è il metodo che è umiliante, perché la magistratura viene rappresentata come una categoria di persone che non lavorano, la denuncia che arriva dal plenum del CSM. Allora, assisto, questi i fatti delle ultimissime ore, ma si riesce a fare la riforma della giustizia? Perché quella che ha presentato Orlando non è sicuramente una rivoluzione, ma c'è stato comunque subito il fuoco di sbarramento. Innanzitutto il ministro Orlando non ci dà dei testi. E la giustizia si amministra non con spot mediatici, ma si amministra con delle norme. Allora, il giurista medio, se non ha una norma e un testo, non può neanche stabilire se questa è una riforma valida, non valida, o se le idee poi sono coniugate con delle norme che abbiano... E allora perché il fuoco di sbarramento? È a priori? Il fuoco di sbarramento, io ho trovato negli ultimi interventi dell'Associazione Nazionale dei Magistrati il vecchio sapore di un partito vero e proprio che si vuole contrapporre con autonomia all'articolo 101 della Costituzione, che dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, ma almeno alla legge debbono essere soggetti. Cioè i percorsi parlamentari dovrebbero essere capaci di dare alla magistratura certezza. Quando c'è una legge, la legge va rispettata. Aggredire le leggi non è proprio, secondo me, meno che mai, del sindacato della magistratura. Devo dire che però questo riguarda certi magistrati, perché gran parte dei magistrati lavora in silenzio, in perfetto adempimento del proprio dovere, convinto che il cittadino ha bisogno di buoni giudici e non di giudici che sulla stampa fanno quello che probabilmente non dovrebbero fare. Previsione in una parola, secondo lei si va avanti con la Orlando, con la riforma? Ma io mi auguro che si vada avanti, ci sono alcuni spunti davvero alcuni temi interessanti, però torno sul punto, i temi interessanti, dispiace molto delle intercettazioni telefoniche che sono un punto assai rilevante, responsabilità dei giudici va affrontata seriamente, ma al di là di questo spot e di questa speranza non si può andare. Finché non avremo dei testi che ci consentano di dire Forza Italia è in attesa di avere questi testi, noi non potremo esprimere che un giudizio di ottimismo sui temi, ma di pessimismo sulla mancanza delle norme. Grazie, torniamo subito e parliamo ora del caso Emilia Romagna, che per il PD sta diventando sempre più significativo. Richetti si è ritirato dalla corsa per diventare governatore, resta Bonaccini, che ha avuto alcune spiegazioni con i magistrati su questa vicenda dei finanziamenti ai gruppi consigliari, ma potrebbero esserci altri candidati. Vediamo. Davanti al caos emiliano, con i due principali candidati indagati per le spese in regione, Matteo Richetti e Stefano Bonaccini, il segretario del partito Matteo Renzi rinvia la direzione prevista per domani. Richetti si è ritirato dalla corsa, Bonaccini va avanti, anche se in molti, proprio da Roma, forse si aspettano un passo indietro. La soluzione al vaglio prevede tre opzioni: Graziano Del Rio, Giuliano Poletti e il recupero del sindaco di Imola, Daniele Manca. Trapela dalla procura che tutti i gruppi del Consiglio regionale sarebbero coinvolti
coinvolti nell'inchiesta sulle spese pazze. La parola d'ordine è però non alimentare polemiche con i magistrati. Mi sono ritirato per evitare strumentalizzazioni, afferma Matteo Richetti. Bonaccini intanto è stato ascoltato dai magistrati e ne è uscito ancora più determinato ad andare avanti. Per ora il vice segretario del PD Lorenzo Guerini conferma le primarie, ma lascia a Bonaccini la valutazione sull'opportunità di fare o meno il passo indietro. Bonaccini e Richetti si dicono tranquilli e fiduciosi che tutto verrà chiarito. I presunti rimborsi illeciti sono, ha detto Bonaccini, spese abbastanza modeste e comunque, ha aggiunto, abbiamo spiegato l'inerenza con l'attività di consigliere regionale. Meno di 4.000 euro in 19 mesi, qualcosa come 200 euro al mese. A Matteo Richetti verrebbero contestati invece 5.500 euro di spese. I due esponenti del PD non sono gli unici toccati dall'indagine che riguarda tutti i gruppi. In alcuni casi le cifre contestate potrebbero essere anche superiori. Allora, Sisto, i magistrati, la procura ha detto stiamo indagando da quasi un anno su queste vicende, quindi nessuna giustizia a orologeria con gli avvisi di garanzia a tempo, come due dire. Due considerazioni. La prima, la presunzione di non colpevolezza di rango costituzionale è andata a carte 48, è andata via. 48 è il numero che ricorda la Costituzione, tra l'altro. E secondo, credo che l'informazione di garanzia che è nata nel codice Pisapia-Vassalli come uno strumento di garanzia è diventata uno strumento di condanna anticipata. Allora, parliamoci chiaro, la giustizia penale non è soltanto o non è nata soltanto in funzione politica su Silvio Berlusconi. Ormai deve essere chiaro che funziona per la politica e i rapporti inchieste penali, politica vanno rivisti, come vanno rivisti i rapporti fra inchieste penali ed imprese. Anche qui si parla della reintroduzione del falso in bilancio su profili formali, dell'autoriciclaggio. Bene, se noi vogliamo far ripartire le imprese da un lato, non possiamo dall'altro ripenalizzarle con interventi a piedi uniti delle procure proprio sul tessuto connettivo delle nostre imprese. Quindi parliamoci chiaro, la giustizia ha una funzione economica, incide sulla politica, sui percorsi formativi. Due importanti candidati che si ritirano per una informazione di garanzia, cioè per quello che dovrebbe aiutarli, e norme nuove, sempre annunciate e mai scritte, che vanno ad incidere però su imprese che invece dovrebbero poter ripartire. Europa, il presidente Jean-Claude Juncker ha completato la sua commissione, c'è il francese, il socialista francese Moscovici all'economia, ma sopra di lui come vicepresidente con delega per tutti i commissari economici c'è un falco, mentre Moscovici è considerato una colomba favorevole a restringere l'austerity europea, c'è il falco finlandese Katainen, amico della Germania. 27 commissari, presidente escluso, 18 uomini e 9 donne, 13 popolari, 8 socialisti, 5 liberali e un conservatore e la nuova Commissione europea di Jean-Claude Juncker. A suo avviso una squadra vincente che riporterà l'Europa sul sentiero della crescita e della creazione del lavoro. La sensazione però è che alla fine la più felice della composizione del nuovo esecutivo europeo sia sempre lei, la cancelliera tedesca Angela Merkel. Già, perché se il partito, chiamiamolo così, della flessibilità ha spuntato la nomina del socialista francese Pierre Moscovici agli affari economici e finanziari, quest'ultimo dovrà fare una gran fatica per allentare le maglie dell'austerity. L'ex ministro delle finanze transalpino infatti non è nella lista dei 7 vicepresidenti della commissione, vicepresidenti che, questa è una delle novità, non agiranno più per aree ma coordineranno una squadra di commissari sulla base di altrettanti progetti. Ecco allora che Moscovici si troverà di fatto ingabbiato con i portafogli economici che saranno supervisionati dal falco finlandese Katainen. Lui sì, tra i vicepresidenti che, questa l'altra e più importante novità che di fatto fa dormire sonni tranquilli ai fautori del rigore, avranno potere di veto, potendo così bloccare le iniziative legislative. Garanzia, sostiene Juncker, di lavorare in modo comune. La piccola Finlandia batte dunque la grande Francia con i buoni uffici della Germania. Forse gli amici francesi capiranno meglio la necessità del consolidamento dei conti, ha detto Juncker, spiegando la nomina di Moscovici, non proprio un inno anti-austerity. Tra gli altri vice, ovviamente, in qualità di alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Federica Mogherini, definita ultracompetente da Juncker, che ha così voluto chiudere la lunga polemica sulla sua nomina. Adesso la palla passerà al Parlamento che, prima di dare parere favorevole sull'intera commissione, sentirà i suoi membri uno per uno. Allora Sisto, oggi nella sua commissione affari costituzionali Camera arrivano le riforme istituzionali. Lei ha detto che il pacchetto che arriva dal Senato non è blindato, sì, e che il vostro esame non sarà né una piatta ratifica né un dibattito finto. Lei si aspetta che ci saranno cambiamenti importanti? Ma è possibile che ci siano dei cambiamenti, cosa? Diciamo rilevanti, ma questo, ripeto, da arbitro che fischierà il rigore soltanto se c'è fallo ed è in area,
è evidente che dipenderà dai gruppi, cioè dai temi che si vorranno approfondire. Non ci saranno preclusioni, non ci saranno strozzature, non ci saranno meline, questo sia ben chiaro. Cioè voi rispetterete i tempi? Noi rispetteremo i tempi e nessun gruppo potrà lamentarsi, questo posso assicurarlo, di non essere stato sufficientemente messo in condizioni di poter produrre un dibattito approfondito, ragionato e ragionevole. Allora, questo sulle riforme, sulla legge elettorale come la vede? La legge elettorale io credo che qualche cambiamento, come ormai chiaro, ci sarà, però anche questo deve essere evidente, nessun cambiamento che alteri la capacità della legge elettorale di garantire la governabilità. L'Italicum ha questa parola magica, coalizione, questo mantra, che deve servire a garantire a chi vince la possibilità di governare. Questo non deve essere toccato, se no è bene che si torni allo strumento che la Corte Costituzionale con la sentenza 1 del 14 del 2014 ha introdotto, cioè una sorta di, come posso dire, distribuzione di consensi che ovviamente non è idoneo a garantire la governabilità. Molto dipenderà anche dalla riforma del Senato, parliamoci chiaro, perché l'Italicum è soltanto per la Camera. Opportunamente fu stralciata, credo che ci sia tanto da fare, sarà un autunno denso di impegni, però dico a Renzi, certo avanti con le riforme, ma attenzione all'economia che mi sembra meriti un'attenzione maggiore. Grazie onorevole Sisto e buon lavoro per oggi. Allora, noi veniamo alla cronaca perché ci sono due notizie importanti. Primo, l'autopsia del giovane Bifulco, che è il ragazzo, il 17enne colpito da un carabiniere nella notte di giovedì scorso. Credo che di poter dire senza essere smentito che il foro d'entrata è anteriore e il foro di uscita è posteriore e dovrebbe essere trasversale. Così l'avvocato della famiglia di Davide Bifolco, il 17enne ucciso da un colpo di pistola di un carabiniere nel rione Traiano di Napoli. Parole che arrivano dopo l'attacco e l'autopsia sul corpo del ragazzo effettuata al secondo policlinico. La pallottola dunque sarebbe entrata dal petto in alto a sinistra e uscita in basso dalla schiena, attraversando gli organi vitali di Davide, il che farebbe presumere che il ragazzo, nel momento in cui il carabiniere ha sparato, fosse per terra o comunque molto vicino al militare. L'attacco non smentisce le dichiarazioni del nostro assistito, dice il legale del carabiniere indagato per omicidio colposo. Non cambia la nostra ricostruzione, ribatte la parte civile. Da una parte la versione dei familiari di Davide, secondo cui il militare avrebbe ucciso volutamente, dall'altra quella già nota dell'indagato, il colpo è partito in maniera accidentale. Nel mezzo le indagini. Al vaglio degli inquirenti le testimonianze degli amici di Davide e la versione del latitante Arturo Equabile, che non si è ancora costituito ma che in un'intervista al Fatto Quotidiano ha detto di non essere lui il ragazzo in sella al motorino inseguito quella sera dai carabinieri. In serata nel rione Traiano è stata allestita la camera ardente per Davide. Nel pomeriggio un nuovo corteo di amici e coetanei del ragazzo ha marciato per Napoli mostrando la sua gigantografia. Altro caso di cronaca, la morte di Ciro Esposito, lo ricorderete, il tifoso napoletano morto durante gli scontri prima della finale di Coppa Italia a maggio. Allora, la scientifica dei carabinieri ha ricostruito la vicenda e per loro il presunto sparatore Daniele De Santis avrebbe sparato quando era già a terra ferito per difendersi dall'aggressione. Il rapporto dei carabinieri offre una nuova versione di quello che accadde a Roma prima della finale di Coppa Italia a Napoli-Fiorentina. Gli accertamenti tecnici dimostrano che Daniele De Santis, l'uomo accusato dell'omicidio del tifoso partenopeo Ciro Esposito, ha sparato solo dopo essere stato aggredito dagli ultra del Napoli, quelli che lui poco prima aveva provocato e minacciato. Gli uomini dell'arma scrivono che De Santis, ex capo della curva sud della Roma legato agli ambienti di estrema destra, sopraffatto dagli aggressori, ferito e sanguinante, con le mani sporche del suo stesso sangue, ha impugnato la pistola ed ha esploso 4 colpi in rapida successione, colpendo così 2 tifosi in modo lieve, il terzo era Ciro Esposito. Nel rapporto c'è anche scritto che non si può escludere che in questa fase uno dei sostenitori del Napoli abbia utilizzato un coltello a serramanico. De Santis fu dunque accoltellato ancora oggi in ospedale e solo dopo estrasse la pistola. L'esame dello stube sulle sue mani aveva rilevato tracce di polvere da sparo compatibili ma non univoche. Quello invece sui guanti sui quali è stato ritrovato il suo DNA dicono che le tracce sono univoche e compatibili. È chiaro che la sua mano impugnava la pistola, sostengono i legali della famiglia di Ciro. Continuano invece a negare che sia stato lui a sparare gli avvocati di De Santis, che ora chiedono alla procura di indagare alcuni tifosi del Napoli per il tentato omicidio di De Santis.
Allora, siamo alla rassegna stampa, qualche prima pagina fra poco in edicola. Ecco il Messaggero che parla di tagli per 3 miliardi alla sanità. Eccola qui, il Presidente del Consiglio ha visto il Ministro Lorenzin, è il solito taglio del 3% del budget. Per la scuola via libera 30.000 assunzioni. Ferrari guida Marchionne a Montezemolo, 27 milioni di liquidazione, che è l'apertura del Sole 24 Ore, che parla di una Ferrari targata Marchionne. Eccola, vedete? Ferrari targata Marchionne, al via il nuovo governo europeo, i conti europei dell'Unione a Moscovici, che però il francese Moscovici socialista è sotto tutela. Siamo al giornale Centrodestra, l'ultima chiamata, così il quotidiano milanese, Berlusconi al nuovo centrodestra, noi siamo alternativi a Renzi, ricostruiamo subito l'area dei moderati e poi la vicenda emiliana, il PD rosso di vergogna per le spese pazze, così scrive il giornale. Il Fatto Quotidiano dice che Renzi ha messo le mani sul Consiglio Superiore della Magistratura, mentre Napolitano sulla Consulta, accordo fra il Premier e il Caimano Berlusconi, Legnini del PD diventerebbe vicepresidente del CSM e due vecchi politici vanno alla Corte, Violante, amico del Colle, così dice il Fatto, e Bruno, amico di Previti. Andiamo all'Avvenire, legge sulla fecondazione eterologa, basta volerlo e si fa. Carta in tavola, dopo la proposta del nuovo centrodestra arriva anche quella trasversale PD per l'Italia per regolamentare, dice Avvenire, la materia al giusto livello. La squadra di Juncker all'ombra dei falchi e si parla di Katainen sopra Moscovici. Libero, i rimborsi pazzi del PD, ancora l'Emilia Romagna. Travolte le primarie in quella regione, ecco cosa c'è nelle carte dell'inchiesta che manda in tilt i democratici. Abbiamo ancora un quotidiano, Europa, il PD resta stretto fra toghe e berlusconiani, Forza Italia fa saltare l'accordo sulla Consulta, nessun eletto, il Parlamento vota solo sul nuovo CSM. E infine la Padania, cella di rigore, si parla di Europa, nuovo governo europeo, vince ancora la Merkel. Il leader della Lega, un disastro, Renzi ha portato a casa la figurina Mogherini. È il momento delle notizie dello sport, Paolo Pellacani a te. Eh sì, allora in primo piano calcio e razzismo, mai più un calcio bianco e macista, è lo slogan di Michel Platini per il congresso, presidente dell'UEFA, per il congresso della stessa UEFA contro il razzismo e discriminazione. Platini ha anche condannato pubblicamente le frasi del nostro presidente federale, il neoeletto presidente Tavecchio, quella gaffe che tutti ricorderete quando parlò di extracomunitari mangia banane, e non ha fatto direttamente il suo nome, ma è stato chiaro il riferimento del presidente UEFA. Vediamo. Mai più un calcio bianco e macista. L'UEFA conferma la linea dura nella lotta contro ogni forma di discriminazione e Michel Platini condanna pubblicamente le frasi di Carlo Tavecchio sui giocatori extracomunitari definiti mangiabanane. Le dichiarazioni del neopresidente federale hanno provocato stupore e riprovazione. Abbiamo aperto un'indagine e io non mi pronuncio, ha sottolineato il numero uno del calcio europeo, dando il via alla conferenza romana sul razzismo ed integrazione. Tavecchio, sotto inchiesta da parte della disciplinare UEFA, proprio per la gaffe dello scorso luglio, ha preferito disertare il convegno in attesa del giudizio previsto per fine mese. Un'assenza definita imbarazzante da alcuni deputati del PD, un vuoto che costituisce un'umiliazione per l'Italia e per il nostro calcio. Le vesti di padrone di casa sono state fatte da Maurizio Beretta, vice vicario dello stesso Tavecchio, di cui ha preso anche le difese di fronte alle accuse di Platini. Il presidente UEFA ha ricordato un dato di cronaca, ha precisato il capo della Lega Calcio. Non mi è sembrato assolutamente un attacco. Intanto qualcosa si muove su calcio ed uguaglianza. Andrea Agnelli ha spiegato le iniziative intraprese dalla Juventus al fianco dell'UNESCO. Se l'Italia raggiungesse un livello di integrazione sociale e sportiva pari a quello della Germania, ha detto il numero uno bianconero, ne trarrebbe vantaggio sia dentro che fuori dal campo. La strada è lunga, ma il calcio europeo vuole muoversi insieme. E si torna a parlare della morte di Marco Pantani poco più di un mese fa, l'annuncio della riapertura del caso sulla morte di Pantani. Oggi la nuova indagine ha ufficialmente preso il via.
La strada è tutta in salita, proprio come i percorsi su cui il pirata ha costruito la sua leggenda. Ma ora davvero si comincia a scavare in quel pozzo senza fondo che è il mistero Pantani. L'annuncio è arrivato dal procuratore della Repubblica di Rimini, Paolo Giovagnoli. Sto portando avanti un'indagine che è nuova a tutti gli effetti, ha spiegato il magistrato, che intende seguirla in prima persona. Il passo iniziale sarà verificare la fondatezza dei temi affrontati nell'esposto che a fine luglio ha portato alla riapertura del caso. Rispetto all'indagine di 10 anni fa, la principale differenza riguarda il reato ipotizzato, omicidio volontario. Torneranno al vaglio degli inquirenti le tante incongruenze della prima inchiesta, portata avanti frettolosamente. Giovagnoli ha sottolineato che il lavoro investigativo viene poi affidato ad un giovane vice procuratore onorario e non al pubblico ministero titolare. Prossimamente verrà affidata una consulenza medico-legale e non si esclude la riesumazione della salma di Pantani. Sul fronte dei possibili indagati, lo ha chiarito Giovagnoli, non si potrà andare a giudizio una seconda volta, dato che il precedente procedimento è arrivato sino alla Cassazione, con alcuni patteggiamenti ed una assoluzione. Le stesse persone potranno però essere interrogate in quanto informate sui fatti. Verranno sentiti anche altri testimoni non ascoltati durante l'inchiesta del 2004. È un puzzle sicuramente difficile da ricomporre, con l'obiettivo di fugare ogni dubbio sul tragico destino del pirata, 10 anni e mezzo dopo quel terribile 14 febbraio. È tutto per lo sport. Grazie, anche noi ci fermiamo un attimo, ci vediamo dopo la pubblicità, pochi istanti. Allora, è 1:25, non ci sono aggiornamenti particolari. Vi ricordo che Obama, come anticipato alla Casa Bianca, terrà questo discorso alla Nazione dove parlerà di questa strategia articolata e continuata contro l'ISIS, lo Stato islamico che si sta costituendo, che si vorrebbe costituire tra Iraq e Siria. Allora, alle 7 la rassegna stampa, alle 7:30 la prima edizione del telegiornale, alle 8 c'è Omnibus. Noi qui l'appuntamento lo abbiamo domani sera con Night Desk. Grazie e buonanotte.